Rassegna stampa di sabato 12 gennaio che apriamo con la Gazzetta di Brindisi, prima pagina per non dimenticare, inaugurato ieri il giardino di Melissa. Primo tangibile segno in memoria di Melissa Bassi, il sindaco, questo giardino è di tutti perché Melissa resterà per sempre il simbolo della comunità di Brindisi e Mesagne. Un'autopirata travolge un giovane e caccia il conducente di un'auto che ieri a Francavilla ha investito un giovane dandosi poi alla fuga. Candidature nel PDL si attende che Berlusconi sciolga i dubbi. Berlusconi ha detto che deciderà lunedì sulle liste e quindi si apre un altro weekend di attesa. Getta gioielli tra i rifiuti. Caso incredibile a Fasano, una signora aveva dimenticato di averli nascosti. Trova tutto grazie alla Monteco. L'assemblea dei soci preferisce non decidere. Brindisi Calcio, l'assemblea si è conclusa con un nulla di fatto, la carica di amministratore passa da Galluzzo a Sciacca. Claudio Ndoye è infortunato, assente contro Milano. Basket Serie A, un problema di non poco conto per l'Enel, costretta a rinunciare all'infortunato capitano Ndoye. Passiamo al quotidiano, in prima pagina, saldi, multe a prezzo pieno. Negozi monitorati per diversi giorni da vigili in borghese, raffica di sanzioni. Operazione della Polizia Municipale in città, nel mirino il comportamento dei commercianti. L'Enel dei giovani, direttore a 33 anni. Cambio del vertice a Cerano, a gestire la grande centrale energetica arriva un ingegnere bergamasco. Mennitti, anch'io tra i destinatari, ma le norme vanno applicate. 8.000 cartelle arrivate o in arrivo, gli accertamenti sulla Tarsi non risparmiano nessuno. L'ex sindaco Mennitti spiega: mi trovo nella medesima situazione di moltissimi altri, i numeri non li ho forniti io, ma l'impresa. Detto questo, le norme vanno applicate. Aiuole, ciclamini e giochi, la vita nel nome di Melissa. Nasce il giardino col nome della studentessa a pochi metri dalla scuola, il Morvillo Falcone, luogo della tragedia. A tagliare il nastro, papà Massimo col sindaco Mimmo Gonzales e Veronica Capodieci, una delle ragazze ferite. Denaro estorto a due invalide condannate insieme con l'amico. 2 anni a una donna di Brindisi e a un tedesco. I fatti avvenuti ad Ascoli. La coppia era accusata anche di aver provocato 2 incendi nel 2008 all'interno dell'abitazione che ospitava le 2 invalide. Lungomare allarme lavoro. Attività commerciali in difficoltà a causa del restyling. SOS al comune. Il tema ha già sollevato un putiferio in consiglio dopo la decisione del sindaco Gonzales di interdire l'area al traffico veicolare. Chiudiamo infine con senza colonne in prima pagina, dormitorio nell'ex scuola, manca ancora la luce, forse slitta tutto. I lavori di restyling dell'edificio verranno ultimati lunedì, ma ancora niente allacci, il trasferimento dei 60 dei 160 ospiti potrebbe slittare. Melissa, il piccolo giardino che sarà il suo paradiso. Inaugurato ieri dal sindaco Gonzales e dal padre della ragazza, il nonno e il papà di Melissa Bassi, la sua immagine è ormai indelebile. 69 testimoni per la strage. Processo vantaggiato, depositato l'elenco dell'accusa. Giovedì la prima udienza, chiamati a testimoniare anche i residenti di Via Galanti e i Netturbini. Molestatore e la vittima ancora in classe. I due erano a scuola, ma il provveditore agli studi non si stupisce perché non è la prima volta che accade, dichiara Capobianco. Ma se il quindicenne in questione non è un bullo, allora il dirigente dell'istituto ha fatto bene a non chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Calcio deserta l'assemblea dei soci. Le cose si mettono male per il Brindisi. Anche l'attesissima assemblea dei soci di ieri si è rivolta con un nulla di fatto. L'unica decisione assunta è stata quella di proporre la nomina di Enrico Sciacca.